sera le meraviglie della natura non finiscono davvero mai di stupire. In un viaggio all'interno di una miniera d'argento nel nord del Messico, un gruppo di speleologi italiani ha scoperto, a 300 metri di profondità, una grotta piena di cristalli dalle dimensioni incredibili, lunghi addirittura decine di metri. Uno scenario assolutamente straordinario che presto potrebbe regalare altre sorprese. Sentiamo quali nel reportage di Marina Como. Un luogo che va al di là dell'immaginazione e al di là di ogni cognizione scientifica attuale. Una caverna piena di cristalli di grandezza incredibile, lunghi oltre 15 metri, mentre quelli trovati in altre poche grotte in varie parti del mondo non sono mai stati superiori a qualche decina di centimetri. La scoperta è avvenuta per caso in una miniera d'argento nel nord del Messico, a 300 metri di profondità. Un buco in una parete ha rivelato questa grotta che ha una temperatura di 50 gradi e un'umidità del 100%. Muy caliente. È impossibile rimanere dentro per più di 5 minuti. Per questo motivo si stanno studiando delle tute per resistere più tempo, in modo da poter esplorare la grotta di cui non si vede la fine e che potrebbe riservare altre sorprese. Potrebbero esserci batteri, forse qualche specie di organismi viventi finora sconosciuti. Una grotta che ha milioni di anni, anche se i cristalli sono molto più recenti. Un'esplorazione all'interno della Terra per un gruppo di Indiana Jones italiani, speleologi e operatori che hanno ottenuto l'esclusiva delle ricerche dai proprietari della miniera e che per primi hanno iniziato l'esplorazione. Beh, era come entrare in un sogno, in una favola, in una fiaba. In qualcosa di assolutamente inaspettato, poi lo è per tutti, ma per me, che da tanti anni vado nelle grotte cercando di esplorarle, entrare in quel luogo era, non so, un contatto con il soprannaturale, una favola, sì. È unica al mondo perché al suo interno, perché è un geode, uno scrigno di cristalli di dimensioni inusitate, cioè 20 volte più grandi di quello che si conosceva sino ad oggi, quindi assolutamente improponibile, non terrestre. È vero che l'esistenza dei cristalli giganti sembra essere contro le leggi fisiche dell'universo? In un certo senso sì, cioè l'universo va verso il disordine, ci decomponiamo in qualche modo, tutta la natura va in questa direzione. Questi cristalli rappresentano il massimo esempio di ricerca dell'ordine, sono strutture ordinate, ordinatissime, inspiegabili tra l'altro, visto che non ne conosciamo di simili. E quindi viene da domandarci perché a 300 metri di profondità, in quella grotta, in quel punto, c'è questa massima ricerca dell'ordine, questa perfezione. Da pochi giorni, speleologi e studiosi del gruppo di ricerca La Venta sono partiti per il nord del Messico per continuare l'esplorazione della grotta. Noi chiameremo i maggiori scienziati in vari campi per darci delle risposte. I campi sono geologia, biologia, fisica, medicina, speleologia, l'esplorazione. Le domande quali sono? Sono, beh, intanto, perché si sono formati questi cristalli? Perché in quel posto? Perché così grandi? In quanto tempo? E poi c'è una componente biologica alla loro origine? Potrebbero esserci dei batteri, che potrebbero essere nuove specie viventi. E poi ancora la grotta continua. Ovviamente nessuno l'ha potuto esplorare in quelle condizioni. Noi, grazie alle tute, potremo vedere dove va a finire, se continua, se ci sono altre stanze con cristalli ancora più grandi o differenti. Il futuro della grotta sarà sommersa dalle acque quando non ci sarà più argento nella miniera? È possibile salvarla? Si prevede che fra una decina d'anni l'argento della miniera finirà, come in tutte le miniere. Di conseguenza i proprietari non potranno più tenere accese le pompe che la tengono vuota, senza acqua, perché attualmente vengono pompati 1000 litri al secondo per tenerla vuota quella miniera, perché sta sotto il livello delle acque. Quindi la spesa dell'energia elettrica per pompare fuori l'acqua, che è circa, mi pare, 2 milioni di dollari l'anno, non avrà più ragione di essere, perché non ci sarà più l'argento. E una grotta spersa nel deserto a 300 metri di profondità non giustificherà una spesa tale per mantenerla aperta. Quindi la grotta tornerà al suo stato naturale, come è nata, cioè sommersa, e l'uomo non potrà più vederla se non attraverso quello che noi racconteremo. Può
com'era? Questa sacarone specialmente calda, è una cosa straordinaria, incredibile dal punto di vista di oggi.